Buongiorno a tutti, sono Ada Piazzini, sono la presidente della San Valentino, un'associazione che si occupa di epilessia tutto campo. È per questo che siamo qui oggi con la professoressa Marilisa D'Amico, che è professoressa ordinaria di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano e prorettrice delegata a Legalità, e Trasparenza e Parità di Diritti. Una donna con una carriera brillante, sia accademica che intellettuale, paladina dei diritti civili, e che ha tre figli e che da tempo soffre di epilessia. Eh, cominciamo subito a parlare di epilessia, Mari Lisa. Quando è iniziata la tua epilessia? Sì, io ho iniziato ad avere qualche scatto alle mani e poi ogni tanto cadevo sui 16-17 anni. Ma la cosa è stata di colpo progressiva, cioè continuavo a cadere sempre di più, ad avere sempre più scatti. I miei genitori mi hanno portato da vari medici, quali nessuno aveva diagnosticato l'epilessia. Quindi a un certo punto, ricordo ancora il giorno, era il primo maggio del 1983, io mi stavo preparando all'esame di maturità, perché appunto era avanti un anno. Un giorno a casa eh, mi trovavo con mia sorella e di colpo appunto ho, avuto una specie, ho visto una specie di luce, sono caduta, ho perso conoscenza e ho avuto una crisi di grande male. Quando mi sono svegliata ho trovato intorno a me tutti spaventatissimi e il giorno dopo sono stata appunto portata in un ospedale inizialmente a Genova dove mi hanno diagnosticato l'epilessia. Come ti sei sentita quando ti hanno diagnosticato l'epilessia? Mi sono sentita malissimo perché? perché ho visto mio padre che è scoppiato a piangere e mio padre per me è il punto di riferimento anche perché diciamo io ho sempre comunque stato la più brava, la più bella, la più qui, la più là e lui è scoppiato a piangere la cosa mi ha fatto veramente impressione non tanto la diagnosi quanto lui. E poi noi avevamo una storia familiare di questo zio molto in gamba, molto bravo però che aveva questi disturbi che non si riuscivano tanto a curare quindi immediatamente Diciamo così, la mia paura è, è proprio stata di poter avere comunque una vita diversa dagli altri, quindi mi sono veramente spaventata e soprattutto i primi tempi sono stati molto difficili. Sono stati difficili perché i farmaci eh, che hanno trovato subito, quindi per fortuna è stata subito trovata la cura giusta, eh, però erano molto pesanti all'inizio, cioè il primo mese era molto pesante e io dovevo prepararmi per la, per la maturità. Eh, quindi, con uno sforzo pazzesco, sono riuscita a riprendere ad andare a scuola, a finire la scuola e a fare l'esame di maturità. Ero una studentessa molto brava, mi sono presentata con degli ottimi voti. Eh, l'esame di maturità eh, è stato faticosissimo, però poi alla fine sono riuscita lo stesso a uscire con 60 60 esimi, e lì ho pensato: beh, allora ce la posso fare. Che impatto ha avuto l'epilessia sulla tua vita? Devo dire che in quei primi anni, parliamo degli anni 80, eh, mi avevano dato una serie di, di, co diciamo, di cose che poi non si sono verificate. Per esempio, sarà molto difficile avere dei figli, bisognerà stare controllato in questo. Bisognerà, non, non bisognerà bere mai, eh, insomma, e ovviamente con l'alcol non bisogna abusare. però adesso se io bevo un bicchiere di vino non succede niente. Insomma, tante cose. Eh, e soprattutto, la cosa che mi aveva molto veramente colpito era la questione dei figli, cioè io avevo il terrore poi di non poter avere figli Beh, e poi è successo intanto che mi sono sposata <ride> e, e no è successo una cosa molto importante è successo che eh, mio padre aveva come cliente il professor kanger e quindi ha chiesto a lui un consiglio e il professor kanger mi ha preso in cura e ha curato non solo l'aspetto medico che mi ha diciamo sistemato la diagnosi con i farmaci il dosaggio ma soprattutto ha curato l'aspetto psicologico, ha capito immediatamente che per me poteva essere un problema il fatto di sentirmi meno degli altri eh, e eh, anzi in modo molto rude, come lui sapeva fare, mi ha praticamente diciamo, eh, fatto capire che se io mi fossi comportata diversamente il problema non, era, non, non sarebbe stato degli altri ma mio. Eh, e poi mi ha anche molto responsabilizzato perché per esempio mi aveva coinvolto, mh, credo che fosse nata in quel momento, nel fine degli anni Ottanta, l'associazione San Valentino, comunque un'associazione che lui, eh, insomma, una mh, diciamo, delle attività che lui faceva proprio per far conoscere anche e per superare il problema dell'epilessia come problema sociale. E ricordo una bellissima festa che avevo organizzato, veramente bella in cui appunto io sono andata orgogliosamente con mio padre eh, per, eh, per fare da testimonial e allora ero diciamo al terzo quarto anno di università, ero comunque una studentessa molto brava, quindi dal punto di vista lavorativo non ho mai avuto nessun tipo di problema. Rimaneva però questo problema, chissà se poi a livello diciamo affettivo e soprattutto familiare io sono una eh, persona come gli altri, cioè sono una donna e come, eh, come tutti gli, tutte le altre. Beh, intanto comunque diciamo una cosa, che quando mi sono sposata io ho fatto questa carriera universitaria molto diciamo, brillante e mm. anche abbastanza veloce. E ehm, nonostante per mio marito non sia mai stato, cioè per, non è mai esistito questo come problema, però consapevolmente, proprio rispetto all'ambiente, noi per tanto tempo non l'abbiamo detto, cioè nessuno sapeva che io soffrivo di epilessia, quindi eh, anche perché immediatamente con i farmaci non ho avuto più nulla, quindi diciamo, con, pur continuando a prendere i farmaci che prendo ancora adesso, però io di manifestazioni esteriori non ne ho più avute. Eh, però era un problema, era una cosa mia molto personale e molto, diciamo, eh, che sapevano poche persone. Quindi era ancora una sorta di tabù il fatto di dirlo. Se di fronti, forse le persone che mi erano più vicine o più amiche lo sapevano, ma, ma neanche poi tutte. Comunque quando mh, mi sono sposata inizialmente noi non pensavamo neanche di avere figlie perché eravamo tutti proiettati sulla carriera, poi quando dopo qualche anno ci, abbiamo incominciato diciamo, a pensarci, io ho parlato col professor Canger il quale mi ha detto che non c'era ness assolutamente nessun problema, eh, che comunque al centro qui dove stiamo parlando adesso si seguivano le donne con epilessia che anzi io potevo rientrare in un programma perché c'erano tutte delle ricerche. E io sono stata controllata ed i figli poi ne ho avuti tre, non ho avuto mai nessun problema. Questo è stato indubbiamente una svolta, diciamo, importantissima per me, perché comunque mi ha fatto capire che eh, non solo con l'epilessia si può vivere, ma si può vivere esattamente come tutti gli altri. L'epilessia, secondo te, ti ha impedito di raggiungere qualche traguardo? No, anzi, devo dire che poi a partire da un certo momento in poi mi ha anche rafforzato, perché. Eh, perché mi ha rafforzato il fatto, comunque, di capire che poi, se ci sono delle difficoltà nella vita, si, eh, si devono cercare di affrontare eh, e anche di superare. Che consigli daresti, Marilisa, a una persona che ha appena avuto una diagnosi di epilessia? Intanto di prendere i farmaci e di essere controllate in maniera tale da trovare comunque la cura giusta e il dosaggio giusto. Una volta diciamo, sistemato il problema medico, poi di non avere paura di questa cosa, come in realtà ho fatto io per un sacco di tempo, perché ho poi incominciato comunque diciamo, a fare outing come si dice. Certo. Ho incominciato a fare outing quando. Quando a un certo punto, come avvocato, perché ho, insomma, ho fatto molte cause come avvocato per i diritti dei, dei più deboli, delle persone comunque in difficoltà, non so, le donne, eh, le persone, le, le, alcune persone con disabilità, eh, le coppie omosessuali, cioè io mi sono occupata di discriminazioni e ho capito che in questi casi, eh, per, diciamo, per, per molte persone che hanno, possono sentirsi in una condizione di diversità, la cosa più importante poi è invece appunto parlarne e fare in modo di che diciamo di convincere gli altri o comunque di essere eh, testimonial del fatto che non cioè la persona che ha appunto una disabilità che anch'io ho una disabilità non è diversa dagli altri, anzi come si dice è diversamente abile. Mi sono resa conto che avrei dovuto comunque anche io stessa fare esattamente quello che poi chiedevo agli altri, chiedevo a tutte quelle persone che poi per esempio se hanno il coraggio di difendersi davanti a un giudice, eh, vuol dire che, eh, che, che si mettono in gioco anche pubblicamente. E allora mi sono sentita un po' più responsabilizzata anche da questo punto di vista e ho incominciato a parlarne pubblicamente, insomma, nel, nel, mio, nel, mio, nel mio ambito, eh, quando ne avevo, avevo l'occasione e l'opportunità. Non mi sono mai sentita discriminata, ma ho visto il, cioè vedo ancora adesso ehm, un'espressione così colpita rispetto a persone che magari non sapevano che io comunque convivo con, con l'epilessia, convivo diciamo felicemente visto che con i farmaci sto bene, però appunto vedo ancora adesso che non è una cosa normale e quindi e questo effettivamente poi ehm, in qualche modo eh, dà una responsabilità ancora maggiore a persone come me. Di eh, testimoniare. Ti ringrazio, Mari Elisa. La tua testimonianza è stata davvero preziosa. Io spero davvero che altre persone colgano questa occasione per testimoniare con noi di come l'epilessia ha influenzato la loro vita, ma di come comunque con l'epilessia si può vivere e si può vivere bene. Speriamo, <ride> sì. grazie sì. a voi. <ride> grazie.